grazie.
vado avanti con cosa? Questo? Quindi posso scendere anche giù? Allora, buongiorno a tutte e a tutti, scusate i pasticci tecnici iniziali. Allora, benvenuti qua in Aula Magna per la presentazione della laurea magistrale in Ingegneria Meccatronica. Io mi chiamo Marcello Chiaverge, sono il referente della laurea magistrale. C'è il professor Maurizio Rebaudengo, che è il coordinatore del collegio, qua con noi. E quindi siamo poi a disposizione vostra per domande, chiarimenti, curiosità, qualunque cosa dopo la presentazione. Assieme a me c'è l'ingegnere Alessandro Balossino, che è il responsabile di ricerca e sviluppo di una piccola, grande azienda aerospaziale torinese che si chiama Argotech. Forse ne avete sentito parlare, poi lui vi racconterà le meraviglie che fanno nello spazio e oltre, come si dice. E come testimonianza oggi di cosa può fare un ingegnere meccatronico in un settore bellissimo, affascinante come quello dello spazio. Allora, il mio obiettivo sono 10-15 minuti per buttare un po' di, come dico sempre, dei sassolini sull'acqua, vedere se succede qualcosa, poi voi ci fate le domande, qualunque tipo di domanda siamo qua veramente a disposizione. Allora, partiamo da cos'è l'ingegneria meccatronica. Non so se voi avete mai pensato a quanti oggetti meccatronici avete attorno a voi. Meccatronica è una parola che può non essere bellissima, può essere così un po' difficile da digerire, ma poi se la portiamo negli oggetti di tutti i giorni, a partire dalle cose più divertenti che possono essere la lavatrice, la lavastoviglie, per poi andare a cose un po' più divertenti come la moto, l'automobile, che vengono sempre viste come il settore automotive, ma sono a tutti gli effetti degli oggetti meccatronici complessi, ancora di più i veicoli a trazione elettrica, per poi andare a cose sicuramente moderne, affascinanti, come possono essere i sistemi di generazione e recupero di energia moderni, i sistemi aerospaziali e quindi tutti oggetti che hanno in comune alcune caratteristiche. Sono un mix di tante tecnologie diverse. E l'obiettivo della laurea magistrale in ingegneria meccatronica è proprio quello di presentarvi e farvi capire come tutte queste tecnologie possono essere integrate tra di loro per arrivare ad una progettazione di un oggetto o di una macchina estremamente complessa, non come la somma dei singoli pezzi, che era un po' ed è sempre stato un pochettino il modo di progettare fino a una decina, quindicina di anni fa, ma arrivando a creare una competenza come quella dell'ingegnere meccatronico in grado di incollare in maniera furba e intelligente tutti questi pezzi e andare a trovare l'ottimo in una macchina complessa che non è mai la somma degli ottimi. Quindi se voi avete una macchina che è composta da una parte meccanica, una parte elettrica di attuazione, una parte di controllo su una centralina, del software, un'interfaccia, e chiedete a 5 ingegneri diversi di progettare il meglio di ognuno di questi pezzi e poi li incollate assieme, non viene una macchina ottima. Non so se è un esempio forse un po' stupido, ma sicuramente divertente. Quando fanno la somma delle persone più belle del mondo e incominciano a dire: ok, prendiamo gli occhi più belli del mondo, la bocca più bella del mondo, le orecchie più belle del mondo, eccetera, eccetera, provate a metterle assieme e vedete cosa viene fuori. Di solito viene fuori una cosa abbastanza obbrobriosa. Quindi l'obiettivo è di percorrere questa strada
all'interno delle varie tecnologie e di presentarvi nel corso dei 2 anni di studio tutti questi settori, in modo da formare una persona che sia in grado di maneggiare, gestire tutte queste tecnologie e gestire sia l'integrazione, sia la progettazione complessa, sia la gestione di una macchina complessa. Una particolarità, al Politecnico non c'è la triennale di meccatronica. Un tempo c'era, poi c'erano molte sovrapposizioni con alcune triennali già esistenti, e poi abbiamo capito che un valore aggiunto della laurea magistrale in meccatronica è proprio l'armonizzazione di tante provenienze diverse. Ed è stato proprio così, ed è proprio un valore importantissimo. Voi iniziate la triennale in elettronica, meccanica, informatica, aerospaziale, biomedica, e poi potete proseguire nella magistrale o nella stessa, che va benissimo, o arrivare a scegliere una laurea come quella di meccatronica, che per definizione è interdisciplinare. E quindi la varietà dei percorsi di provenienza è un valore bellissimo e importantissimo. Quindi voi sarete poi meccatronici meccanici, meccatronici elettronici, meccatronici biomedici, perché all'interno della meccatronica non è che perdete il vostro imprinting iniziale, ma lo armonizzate con tante altre informazioni, con altre tecnologie, in modo da poi sfruttare tutte le competenze che acquisite in questa magistrale per magari proseguire nella tesi, nel tirocinio e nel lavoro successivo qualcosa che avevate intuito e avevate già visto nella triennale che avete scelto all'inizio. Quindi questa apparente discontinuità tra la triennale e la magistrale invece è un qualcosa che a noi piace tantissimo e che vediamo che ha un valore estremamente importante, perché poi soprattutto nelle attività di laboratorio, nella magistrale in meccatronica cerchiamo di portarvi moltissimo in laboratorio e farvi fare delle esperienze pratiche. Una delle cose che cerchiamo di fare è creare dei gruppi di lavoro che siano interdisciplinari, quindi non 4 meccanici, 4 elettronici, eccetera, eccetera, ma mischiando le persone, proprio per creare questa interdisciplinarietà e questa comunanza di conoscenze pregresse. Quindi, come ingegneri meccatronici, a differenza di altre lauree, non siete esperti in uno specifico settore. Se scegliete questa laurea magistrale, sarete io dico sempre, un passettino indietro rispetto alla specializzazione estrema delle altre, molte altre lauree magistrali. Perché? Perché dovrete essere in grado e avrete le competenze per gestire l'interdisciplinarietà tra i vostri futuri colleghi di lavoro o futuri colleghi di studio, perché dovrete essere in grado di colloquiare col vostro collega elettronico per la progettazione magari di una centralina, col vostro collega elettrico per la progettazione di dettaglio del motore che deve andare a fare la trazione sulla motocicletta da competizione. Dovrete parlare col collega telecomunicazionista per il sistema di comunicazione di un satellite o di una sonda interplanetaria e via di questo passo. Poi voi, avendo la triennale del vostro settore alle spalle, magari sarete voi stessi gli esperti di uno di questi settori, ma avrete tutte le competenze per parlare con tutti gli altri. E quindi sarete un pochettino i gestori, i project manager, la differenza è un pochettino quella. Stare un passettino indietro vuol dire avere la visione complessiva di un progetto e non avere la visione singola di un singolo pezzo che va all'interno di una macchina. Sarete proprio i responsabili dell'integrazione e della progettazione di macchine complesse. Esempi.
Questi sono due esempi molto fighi. Uno, Alessandro lo conosce magari molto meglio di me, quello di sinistra è uno dei possibili futuri mezzi di trasporto urbani su cui si sta lavorando, quindi un taxi drone a guida completamente autonoma. Immaginate la complessità meccatronica complessiva di un veicolo del genere. Deve essere un veicolo ovviamente sicuro. Si dice un veicolo ridondato, quindi con tutte le sicurezze in caso di guasto di uno dei sistemi. Deve essere un sistema in grado di fare posizionamento e navigazione autonoma. Deve rispettare le regole del volo, deve avere un'interconnessione dati e di posizionamento in caso di avaria o comunque in caso di tracciamento della missione all'interno dell'ambito urbano o dell'ambito extraurbano. Quindi è una macchina estremamente complessa, ma è proprio il classico esempio di macchina meccatronica. Avete veramente di tutto lì all'interno. A destra trovate forse il fiore all'occhiello della NASA in questo momento su Marte, che è il rover Perseverance, che è il fratello di Curiosity. In questo momento su Marte ci sono due rover praticamente identici, così, fatti così. Immaginate la complessità di una macchina del genere che ha a bordo un laboratorio chimico, un sistema di raccolta campioni, un sistema di navigazione autonoma. Con moltissime telecamere che raccolgono i dati, vengono trasmesse a terra, sei ruote, sei motori, sistemi in questo caso veramente ridondati, perché andare a fare il meccanico su Marte non è proprio un attimino, ecco, non si fa così in fretta. Quindi lo studio di una macchina del genere è veramente l'esempio più incredibile di tutte le tecnologie che possiamo mettere in campo e della interdisciplinarietà di tutte queste tecnologie. Quindi questa è chiaramente la parte molto figa, molto affascinante del progettista meccatronico. Non capita a tutti andare a progettare una macchina del genere, però può capitare. A Alessandro è praticamente capitato. Non progettare il rover, ma tante altre cose bellissime, stupende. Due parole sul corso in inglese, perché abbiamo anche tanti studenti che arrivano dall'estero. È un corso che è cresciuto tantissimo. Ieri parlavamo con dei colleghi, confrontando con altri corsi, e uno dei corsi che negli ultimi 5-6 anni forse è uno di quelli che è cresciuto di più. Siamo passati da 30-60 studenti a 260. Quindi adesso siamo stabili intorno ai 240-260 studenti, che è un numero impegnativo, perché, come dicevo prima, uno degli obiettivi è di portarvi in laboratorio tutte le volte che riusciamo. Quindi laboratorio di elettronica, laboratorio di controlli. Ci sono dei corsi nuovi che iniziano l'anno prossimo con il nuovo anno accademico di robotica, e quindi vorremmo riuscire a darvi in mano dei robottini in modo da giocare in laboratorio sulla parte di navigazione, posizionamento, simulazione, quindi cose in cui si tocca un pochettino l'elettronica, la meccanica, i controlli, perché senza toccare queste cose qua non si capisce esattamente come funzionano. Anzi, io nel laboratorio di elettronica dico sempre: io spero che il circuito che montate nell'esperimento, nell'esercitazione, non funzioni, perché così siete obbligati a capire come mai non funziona e capite come funziona. Perché una delle cose nascoste, che non si dice quasi mai nel ruolo del progettista, ingegnere, qualunque elettronico, informatico, meccanico, meccatronico, è quello di progettare ovviamente le cose perché funzionino, ma prevedere il fatto che non funzioneranno, soprattutto in un ambito come quello di Alessandro, dove appunto andare a fare il meccanico non è proprio ah, aspetta un attimo che vengo a cambiarti la vita. Dovete incominciare a entrare nell'ottica di progettare i sistemi complessi, ovviamente per le loro funzionalità, ma anche per le previste non funzionalità, in modo da prevedere come si romperanno. E quindi la progettazione deve essere nell'ottica anche di prevedere i possibili guasti, che
che è una cosa nascosta nel ruolo del progettista, ma estremamente, estremamente importante. Quindi il ruolo futuro è proprio quello di essere dei system integrator, capaci di gestire e integrare tutte queste tecnologie in maniera armoniosa. E come dicevo prima, la somma degli ottimi non è mai l'ottimo. Quindi a volte si gioca proprio su spostare la complessità su uno dei settori, quindi magari rendo un po' più complessa la meccanica per semplificare la parte di controllo, oppure contrario, faccio un controllo estremamente complesso e sofisticato perché riesco a farlo su una centralina molto performante per semplificare tantissimo la meccanica. Quindi il gioco della progettazione integrata sta proprio lì, avere le competenze per spostare la complessità dove è possibile spostarla. Abbiamo creato negli ultimi 2 anni 5 percorsi. Sono 5 percorsi che sono forse i 5 mainstream più importanti in ambito industriale. A differenza di altre lauree magistrali, questi percorsi non sono dei, passatemi il termine, dei tunnel nei quali entrate subito dall'inizio. E non fate altri corsi di altri percorsi. Ognuno di questi percorsi qua ha 3 insegnamenti da 6 crediti, quindi ognuno di questi percorsi si caratterizza per 18 crediti differenti dagli altri, quindi sono tutto sommato abbastanza pochi, però se tenete conto che sono 18 su 120, e 30 crediti sono già solo di tesi, incominciano già a essere abbastanza per comunque caratterizzare un percorso. Quindi in ognuno di queste carriere ci sono 3 corsi specifici, differenti dalle altre carriere, che vi guidano un pochettino, un po' di più verso il settore dei controlli, il settore del software a bordo delle centraline che vengono utilizzate in questa applicazione, il settore dell'elettronica, hardware e dei sistemi embedded, che sono poi una delle fette di prosciutto o di formaggio all'interno del sandwich della meccatronica, il settore delle tecnologie per la mobilità elettrica, quindi tutto ciò che riguarda la parte di magari motori elettrici, trazione, batterie, cose di questo genere, e l'ultimo settore forse è il settore più classico, che è il settore industriale, quindi tutta la parte di meccatronica applicata all'industria. Quindi tenete presente che nel piano di studi avrete per ognuno di questi settori 3 corsi specifici, mentre tutti gli altri sono comuni a tutti. Una delle cose che abbiamo salvaguardato quando abbiamo introdotto le carriere era una delle particolarità della laurea di magistrale in meccatronico, ovvero che ci fossero molte scelte comuni a tutti, in modo che ognuno di voi possa proprio customizzarsi il piano di studi un pochettino su quello che veramente vuole fare. Quindi ci sono ovviamente dei corsi obbligatori, però ci sono delle scelte comuni a tutti, quindi indipendenti dalle carriere, che voi potete fare in modo da scegliere veramente i corsi che vi interessano. Quindi se avete poi domande sul piano di studio le guardiamo nel dettaglio, ma non perderei molto tempo su questo adesso nella presentazione. Ecco, questo è un po' il trend vedete che abbiamo finalmente un pochettino spiattellato, ci siamo saturati, perché sennò poi banalmente non ci stavamo più. Già adesso i laboratori, portare in laboratorio 240 persone è un impegno significativo, però ce la facciamo e direi che sono abbastanza divertenti. Però la crescita è stata veramente notevole. Ovviamente le collaborazioni industriali, sia in termini di tirocinio, tesi, sia in termini poi di futuro lavoro, sono tantissime. Le aziende, immaginate il settore
industriale, anche solo piemontese, che era legato all'automotive, che si sta trasformando nel settore dell'aerospazio, che comunque è formato da tantissime aziende che si occupano di settori dai motori elettrici all'elettronica, ai sistemi software, alla gestione dell'energia, quindi tutte aziende molto tecnologiche sono affamatissime di ingegneri in generale e di ingegneri meccatronici. E abbiamo un sacco di collaborazione con tantissime aziende diverse. Quindi un'altra cosa bella, sicuramente dal punto di vista politecnico, ma anche dal vostro, è avere poi a disposizione davanti tante aziende molto diverse tra di loro, che si occupano di cose a volte diversissime, dove però la meccatronica c'è sempre, perché c'è un pezzo meccanico, c'è un'elettronica, c'è un software, c'è un'interfaccia, e quindi le tecnologie che voi andrete a maneggiare sono presenti in tutti questi settori, quindi molti settori diversi tra di loro. Al Politecnico abbiamo due centri di ricerca che si occupano di meccatronica. Uno è uno storico, il laboratorio interdisciplinare di meccatronica, che è un laboratorio misto tra il Dipartimento di Automatica e Informatica, Meccanica ed Elettronica, e si occupa proprio di applicazioni industriali e automotive. Quello di sinistra invece è un centro interdipartimentale che è nato da 3-4 anni, che si occupa di robotica di servizio, quindi veicoli autonomi, terra, aria, acqua, dove di nuovo le tecnologie meccatroniche sono ovviamente la base per riuscire a costruire veicoli complessi che siano in grado di muoversi autonomamente. Questi sono i link che, se volete fotografare, sono legati. Uno è la pagina del sito del Politecnico per il corso di laurea, e a destra invece il canale Telegram, su cui, se volete, potete iscrivervi, e dove trovate un sacco di vostri colleghi, e quindi è un canale molto effervescente, dove ci sono domande di tutti i tipi, gente che chiede aiuto, qualcuno che prova a rispondere, noi, soprattutto il professor Baudengo, che cerca di coordinare e mettere tutte le informazioni importanti all'interno di questo canale. Ok, bon, io non vi rompo più di tanto. Se volete, avete piacere, poi dopo, io lascerei a dopo tutte le domande, magari venite giù, ne parliamo tranquillamente, siamo poi sia io che il professore Baudengo a rispondere, e lascerei la parola all'ospite figo della giornata, che è Alessandro, che vi racconta le cose bellissime che fa. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere qua, anche da una parte diversa rispetto al lungo tempo che ho passato qua al Politecnico. Volevo raccontarvi molto brevemente un po' che c'è anche una vita fuori dal Politecnico e cosa facciamo noi di Argotech e cosa un po' nello specifico qual è stato il mio percorso. Quindi, prima Argotech, come ha detto il professor Chiavergio, è un'azienda spaziale che ha sede qua a Torino. Attualmente siamo circa 140-150 persone. Adesso vi racconterò un po' anche la nostra storia, i nostri progetti e quello che abbiamo fatto. Ma insomma, prima di iniziare, quando presento la nostra azienda, inizio sempre a parlare dello spazio, no? Perché molto spesso parlando con le persone che si incontrano in giro, tutti si chiedono ma perché andiamo nello spazio? E tutti pensano che siamo poi un gruppo di nerd che pensano a mandare oggetti su Marte. E questa è una rappresentazione che è solo in parte vera, perché in realtà nello spazio si fanno un sacco di cose super interessanti che hanno un impatto molto reale nella nostra vita di tutti i giorni. E se dovessimo un po' descrivere in maniera oversemplificata quello che si fa nello spazio, ci sono principalmente quattro ambiti in cui lavoriamo. Il primo è quello dell'osservazione della Terra, quindi tutti gli strumenti che ci consentono di monitorare il nostro pianeta. Abbiamo poi la navigazione,
che è quella che ci permette di sapere dove siamo. Quindi sembra quasi scontato oggi, ma in realtà è una cosa che è molto complessa da fare. C'è poi tutta la parte un po' più da copertina, che è la parte di scienza e esplorazione, quindi le missioni su Marte, il James Webb Telescope o qualunque cosa del genere. E infine ci sono tutti i sistemi di telecomunicazione che sono anche presenti nella vita di tutti i giorni. Quindi tutti gli asset che noi abbiamo nello spazio hanno poi un'influenza che è molto reale nella nostra vita di tutti i giorni, perché ad esempio noi possiamo, vabbè, disegnare omini su Google Maps se vogliamo, i sistemi nello spazio ci permettono di avere le previsioni del tempo, di ritirare i soldi quando andiamo al bancomat, di guardare le partite, di monitorare le infrastrutture critiche come ad esempio il canale di Suez, di fare agricoltura di precisione, ci consentono anche di monitorare il traffico delle navi e degli aerei, ci consentono di vedere qual è lo stato del pianeta, monitorare i cambiamenti climatici e anche un altro aspetto che non è secondario, ci consentono di vedere se un altro stato parcheggia una fila di carri armati fuori dalla nostra capitale, che è una tecnologia che insomma, è importante maneggiare per la nostra sicurezza. Lo spazio è anche un settore che fa muovere tanti soldi a livello mondiale. Ci sono varie stime sulla dimensione della space economy. La maggior parte degli analisti concorda che attualmente lo spazio muova circa 400 miliardi di dollari a livello globale e dovendo fare una macro distinzione, sostanzialmente questa fetta di mercato si divide in due categorie principali: upstream e downstream, dove upstream è tutta la realizzazione di oggetti che devono andare in orbita e downstream sono tutti i servizi. In realtà la parte che fa fare più soldi è quella del downstream, che può essere la realizzazione dalle sistemi satellitari per le televisioni fino ai chip per il GPS o Galileo, e quindi quello che noi vediamo è che un piccolo investimento in oggetti che vanno in orbita riporta veramente a ricadute di natura economica molto grandi sulla Terra e in tutti i dispositivi che noi utilizziamo in tutti i giorni. Detto questo, nello specifico cosa fa Argotec, cosa fa l'azienda per cui lavoro. Noi siamo, come vi dicevo, una space company, abbiamo la sede qua a Torino. E abbiamo anche dei colleghi che lavorano in Germania, al Centro Europeo Astronauti dell'ESA, e negli Stati Uniti, in Maryland, vicino a Washington. Noi lavoriamo con tutte le principali agenzie spaziali, con i maggiori centri di ricerca in ambito spaziale, quindi abbiamo collaborazioni con NASA, ESA e i vari laboratori come il JPL, APL. Lavoriamo con la Difesa, lavoriamo con la Commissione Europea, con l'Agenzia Spaziale Tedesca e anche con varie aziende private, sia molto, diciamo, inerente al settore spazio che un po' al di fuori. Un'altra cosa che ci caratterizza è che cerchiamo di essere integrati verticalmente, quindi di tenere tutto la progettazione e l'operazione dei satelliti in casa, e per questo abbiamo investito anche negli anni in parecchi laboratori che ci consentono di fare prototipazione, integrazione, accettazione e anche far funzionare i nostri satelliti in orbita. Questo ci porterà anche alla realizzazione di una smart factory nella quale poi produrremo satelliti e sistemi per lo spazio, e che ci consentirà di scalare notevolmente la nostra capacità produttiva e che realizzeremo in tempi veramente brevi con la prima operatività che è già prevista entro la fine di quest'anno. Nello specifico però cosa facciamo? Abbiamo due linee di business principali. La prima è relativa ai payload per la Stazione Spaziale Internazionale o in generale per il volume umano spaziale. Il payload più famoso che abbiamo fatto è anche questo, possiamo vederlo come un sistema meccatronico, ed è la macchinetta del caffè per gli astronauti, che può sembrare un'idea, cioè può anche fare un po' sorridere, però in realtà per mandare un oggetto del genere nello spazio c'è un sacco di ingegneria dietro perché deve funzionare in microgravità, quindi non si può sfruttare l'effetto tipico che hanno le macchinette del caffè. Deve essere sicuro per gli astronauti, deve essere compatibile con le interfacce della stazione e deve avere poi una ricaduta anche per chi partecipa al progetto, che in questo caso erano Lavazza per motivi prettamente commerciali e noi e l'Agenzia Spaziale Italiana.
Quindi, oltre a la macchinetta del caffè, AS Espresso, abbiamo realizzato vari payload scientifici per fare esperimenti in ambito di scambio termico, anche in ambito biologico, in ambito di manufacturing in orbita. E abbiamo anche sviluppato uno schema che si chiama Open Space, che serve sostanzialmente a portare aziende che non sono attive in ambito spaziale in questo mercato. Quindi, sostanzialmente, l'idea è quella di riprodurre in scala quello che noi abbiamo fatto per AS Espresso, per la macchinetta del caffè, anche con altri partner, per altri mercati, per portarli nello spazio insieme a noi. Il nostro business principale però è la realizzazione di piccoli satelliti, quindi noi realizziamo piattaforme satellitari fino a un centinaio di chili di massa, con l'idea di creare dei sistemi che siano affidabili e ad alto contenuto tecnologico. Nel mercato ci sono tanti player che realizzano piccoli satelliti, però quello che noi cerchiamo di fare per differenziarci è quello di creare dei sistemi affidabili e complessi, in modo tale da avere una nicchia di mercato che ci consente di fare magari delle missioni che sono più complicate e che gli altri non vorrebbero fare perché sono un po' troppo difficili per il realizzatore di piccoli satelliti medio. In particolare, noi l'anno scorso abbiamo fatto due missioni molto, molto, molto ambiziose, che si chiamano Argonaut e LiceCube. Ve ne parlerò subito dopo, che sono state realizzate in cooperazione tra l'Agenzia Spaziale Italiana e NASA nell'ambito dei programmi Artemis, quindi il programma che riporterà l'uomo sulla Luna, e della missione DART, che è stata la prima missione di difesa planetaria mai realizzata. Quindi, parlando un po' delle missioni, così per farvi capire un po' meglio cosa facciamo, iniziamo da LiceCube. Qua c'è tutta la spiegazione, ma c'è un video che è un po' Hollywood, ma rende abbastanza l'idea di quello che doveva fare il satellite. Quindi, sostanzialmente, noi eravamo a bordo di una sonda che aveva l'obiettivo di schiantarsi contro un asteroide per deviare la traiettoria. Siamo stati rilasciati prima dalla sonda madre e l'obiettivo era quello di riprendere le immagini dell'impatto, perché visto che la sonda si sarebbe schiantata, non ci sarebbero state immagini successive all'impatto. Quindi per fare questo abbiamo realizzato questo piccolo satellite di circa 15 kg di massa che ha funzionato a 11 milioni di chilometri dalla Terra e ha dovuto fare una manovra di flyby, quindi un volo ravvicinato rispetto all'asteroide in totale autonomia. Per fare questo noi abbiamo avuto una missione, siamo stati lanciati a novembre del 2021 su un Falcon 9 di SpaceX. Abbiamo avuto 10 mesi di crociera perché, come vi dicevo, siamo dovuti arrivare a circa tra i 14 e gli 11 milioni di chilometri di distanza. Abbiamo avuto 15 giorni per rendere il satellite completamente operativo e prepararci alla fase di scienza che sarebbe durata pochi minuti. E poi dopo abbiamo scaricato tutti i dati. E diciamo che la missione è stata un grande successo. Abbiamo realizzato più di 600 immagini durante i pochi minuti del flyby. E adesso vi farò vedere alcune delle immagini più spettacolari, partendo da un'immagine della Terra presa da 14 milioni di chilometri. Questa è un'immagine di calibrazione che ci è servita per mettere a punto tutti i parametri del payload ottico che doveva riprendere le immagini. E poi arriviamo alle immagini proprio dell'impatto di DART contro l'asteroide. Quindi qua vedete una prima immagine. Come vedete ci sono due corpi all'interno della foto perché DART aveva come obiettivo l'asteroide più piccolo di un sistema binario, quindi la Luna del satellite principale. E come vedete c'è tutta una macchia che rappresenta poi tutti i debris, tutti i detriti che sono stati espulsi dopo l'impatto col corpo principale. Abbiamo anche altre foto, ad esempio questa è una foto ripresa quando ci stavamo già allontanando dall'asteroide e anche alcune immagini con un po' di post-pro, tipo questa, dove si vedono i vari, proprio come tutti gli oggetti, tutta la polvere si è espansa nello spazio. E volevo anche farvi vedere un
piccolo time lapse delle varie fasi di avvicinamento. Quindi questa è un po' tutta la sequenza di fotografie che abbiamo ripreso, partendo dal momento in cui ci siamo allontanati, avvicinati al satellite, fino al punto di closest approach, fino alla fase di allontanamento. Come vi dicevo prima, la parte forse più complicata di questa missione è stata quella di rendere un sistema così piccolo totalmente autonomo, perché noi non potevamo controllare il satellite durante queste operazioni per due motivi. Uno, perché eravamo troppo distanti, quindi c'erano circa 30 secondi di tempo, di 30 secondi luce di distanza, che vuol dire che per mandare un comando e ricevere una risposta ci voleva più di un minuto, e con una manovra così veloce non era possibile. E il secondo motivo era quello di che, visto che c'era un'altra sonda molto più grande, molto più costosa della nostra, per evitare interferenze NASA non ci ha dato la possibilità di comunicare col satellite. Quindi abbiamo dovuto realizzare un sistema che in totale autonomia eseguisse questa manovra mai provata da un satellite così piccolo, e siamo stati sostanzialmente 24 ore senza parlare col satellite dal momento in cui abbiamo inviato gli ultimi comandi fino a quando abbiamo ricevuto le prime immagini. Quindi potete anche immaginarvi l'emozione che abbiamo avuto alle 4 di notte quando abbiamo ricevuto conferma che il satellite era ancora vivo, cosa che non era scontata, perché in caso di impatto contro qualche particella non sarebbe sopravvissuto, e quando abbiamo visto che c'erano delle immagini. Ovviamente per realizzare questo abbiamo dovuto fare un grosso lavoro anche di simulazione, di training del sistema di navigazione, e volevo solo farvi vedere questa piccola immagine per farvi capire anche come attraverso la simulazione, attraverso le prove qua a terra, siamo riusciti ad arrivare molto vicini a quello che poi è stato l'outcome finale durante la missione. L'altra missione che abbiamo eseguito l'anno scorso si chiama Argomoon, quindi questa invece non era per l'esplorazione di asteroide, ma era nell'ambito del programma Artemis, in particolare la missione Artemis 1, che era la prima missione del nuovo lanciatore NASA SLS, che ha fatto il suo volo di prova e che ha fatto una missione dimostrativa per provare un po' tutti i sistemi in ottica delle prossime missioni che vedranno la presenza dell'uomo su questo lanciatore, su questi sistemi. Noi eravamo uno dei 10 payload secondari di questa missione, quindi a bordo c'erano 10 CubeSat realizzati in tutto il mondo, e noi siamo stati gli unici europei ad essere a bordo di questa missione col satellite Argomoon, che aveva come obiettivo quello di, anche qua, di riprendere delle immagini significative di questa missione e di testare delle tecnologie per microsat e cubesat nello spazio profondo, perché diciamo che è un ambiente tendenzialmente abbastanza inusuale per questo tipo di piattaforme. Normalmente vengono utilizzate in orbita bassa, dove è tutto decisamente più semplice. Questo è un po' il profilo di missione, non vi tedierò troppo con questo, vi faccio vedere qualche immagine che forse è un po' più significativo. Queste sono delle immagini della Luna riprese dal nostro satellite, dopo che è stato rilasciato, attivato e dopo aver fatto varie manovre di correzione orbitale. Questa è un'altra immagine della Terra presa da lontano, e queste invece sono due immagini un po' più ravvicinate del nostro pianeta, quindi tutto questo è ripreso sempre dal nostro satellite. Attualmente stiamo lavorando ad altre missioni per l'esplorazione spaziale, fatte sempre con piattaforme estremamente compatte. La prima si chiama Lumio, in questo caso è sempre una missione lunare, e quello che vogliamo studiare è capire quanti meteoroidi si schiantano sulla superficie della Luna. Quindi sostanzialmente noi sulla Terra siamo al riparo da piccoli detriti che volano nello spazio perché l'atmosfera li fa bruciare, mentre sulla Luna questo vantaggio non c'è, perché la Luna, non avendo atmosfera, non frena questo tipo di corpi e arrivano sulla superficie sostanzialmente a velocità piena. Quando uno di questi oggetti arriva sulla superficie, parte dell'energia cinetica dell'impatto viene trasformata in un flash di luce,
E la missione Lumio ha come obiettivo quello di studiare la frequenza e l'intensità di questi flash per capire poi quanto sono impattanti sulla superficie della Luna. E questo è di fondamentale importanza per riuscire anche poi a stabilire una presenza continuativa sulla superficie, per fare un assessment del rischio, capire quanto è probabile un evento del genere e quali sono le contromisure che bisogna prendere sia per oggetti per asset robotici o automatici, sia per la presenza di astronauti sulla superficie. Attualmente siamo nella fase finale del design preliminare del satellite e stiamo lavorando insieme all'Agenzia Spaziale Italiana, all'Agenzia Spaziale Europea e al Politecnico di Milano per riuscire a lanciare questo satellite nel 2025. Un'altra missione sulla quale stiamo lavorando, sempre con piccoli satelliti, si chiama Enon. In questo caso l'obiettivo è quello di studiare lo space weather, quindi le attività solari, che a volte possono essere molto problematiche per i nostri sistemi in caso di picchi di attività. Ogni tanto magari vi è capitato di avere il GPS che non funzionasse bene e quello molto probabilmente è dovuto a qualche tempesta solare che ha fatto un po', per usare un termine tecnico, sbarellare i sistemi in orbita. E l'idea in questo caso è di mandare un piccolo satellite su un'orbita molto particolare dove non c'è mai stato nessuno per studiare in maniera continuativa l'attività del Sole. E per dimostrare che si può fare questo tipo di attività con una piattaforma così compatta, in modo tale da essere poi in grado di mandare dei sistemi di allerta nei prossimi anni per questo tipo di rischio che deriva poi dall'attività di picco della nostra stella. Oltre a queste missioni scientifiche, lavoriamo tanto anche su servizi. Quindi il primo servizio che stiamo lavorando, sul quale insomma, stiamo investendo tanto tempo e tante risorse, è legato all'osservazione della Terra. Quindi noi siamo risultati tra i vincitori del progetto IRIDE, che è un sistema di sistemi, è un sistema di costellazioni per l'osservazione della Terra promosso nell'ambito del PNRR. E in particolare noi abbiamo un contratto per lanciare fino a 40 satelliti per monitorare il territorio, che sono equipaggiati con un sistema multispettrale a, diciamo, media risoluzione, ma che avranno il vantaggio di avere un tempo di rivisita del nostro territorio molto ridotto, quindi avremo delle informazioni con una frequenza molto più alta rispetto a quello che riusciamo a fare oggi. Questa è un po' la configurazione del satellite e sicuramente più grande rispetto a quello che abbiamo fatto per ora come missioni nello spazio profondo. Parliamo di satelliti di circa 60 kg di massa e in questo caso siamo molto più vicini alla Terra, quindi invece di arrivare a 400 mila km come nel caso della Luna o 10-14 milioni di chilometri come per gli asteroidi, siamo a circa 560 km d'altezza rispetto alla superficie terrestre. Oltre a questo, però, stiamo guardando anche i servizi nello spazio profondo. In particolare, stiamo lavorando tanto in ambito di comunicazioni sia lunare che marziane fatte con piccoli satelliti, con l'idea di riuscire a dispiegare dei sistemi modulari per sostenere poi lo sviluppo di tutta l'economia lunare e di tutte le missioni di esplorazione e poi anche di sfruttamento di Marte, che sono un concetto che sta iniziando a prendere piede, anche se sicuramente l'orizzonte temporale per questo è più spostato in avanti negli anni. Oltre a questo, queste sono le missioni, quindi forse la parte un po' più da copertina. Ovviamente, e non lo dico insomma, per interesse personale facciamo tante ricerche e sviluppo, che è un po' il cuore, la parte di innovazione e di ricerca è un po' il cuore di tutta la nostra azienda. Ci occupiamo tanto di sviluppo di prodotti, in particolare, co come vi dicevo prima, noi cerchiamo di essere integrati verticalmente, quindi di avere a disposizione tutti i sottosistemi principali di un satellite. Già produciamo computer di bordo per satelliti, creiamo il nostro software,
Abbiamo sistemi di conversione di potenza, quindi che gestiscono la potenza che proviene dai pannelli solari, la distribuisce sul bus di potenza e gestiscono le batterie. E attualmente stiamo anche sviluppando delle radio, stiamo sviluppando dei sistemi di controllo d'assetto, stiamo sviluppando delle batterie in modo tale da essere sempre più integrati verticalmente, avere sempre più dei prodotti in linea con le nostre esigenze. In modo tale da non avere poi delle dipendenze tecnologiche da partner esterni che ci rallentano o ci condizionano lo sviluppo dei nostri programmi. Oltre allo sviluppo delle tecnologie, facciamo anche tanti sviluppi un pochettino più di prodotti, scusate, facciamo anche molti sviluppi tecnologici proprio. Quindi, come ricerca e sviluppo, lavoriamo in tantissimi ambiti diversi come sistemi di controllo termico, navigazione nello spazio profondo, intelligenza artificiale, cluster di sistemi di computazione, oppure anche nuovi concetti di missione che ci consentiranno poi di creare dei nuovi servizi, di fare adescienza da qua a 5-10 anni. Come azienda, come obiettivi nostri abbiamo tante cose, diciamo, in cantiere. La prima è quella di sviluppare dei servizi avanzati per l'osservazione della Terra con la nostra piattaforma satellitare Hawk, continuare a fare delle missioni scientifiche molto complesse con satelliti piccoli e sempre utilizzando la nostra piattaforma, l'obiettivo è quello di creare dei sistemi di comunicazione nello spazio profondo, quindi parliamo di Luna, Marte. Sempre con satelliti piccoli e sistemi modulari. Infine, vogliamo, come vi dicevo prima, creare una Space Factory per riuscire a rimanere in linea con le richieste del mercato, che chiede di essere sempre più veloci e fare sempre più produzioni in piccole serie, cosa che nello spazio non è una novità assoluta, perché fino a pochi anni fa ogni oggetto era one of a kind e non veniva prodotto sostanzialmente nulla in serie, mentre oggi viene richiesto di produrre magari batch di 10, 20, 50, 100, a volte qualche migliaia di satelliti tutti insieme. Quindi per stare dietro alle richieste del mercato ci adegueremo e riusciremo ad avere questo tipo di capacità produttiva. Infine, come vi dicevo poco fa, vogliamo continuare lo sviluppo di nuovi prodotti, nuove tecnologie per essere sempre più competitivi e ridurre sempre più la nostra dipendenza da terze parti. Quindi la nostra visione non è assolutamente quella di essere degli integratori, ma quella di avere la nostra linea di produzione, di avere i nostri sottosistemi, di integrare sui nostri satelliti le cose che noi produciamo. Infine, arriviamo alla mia parte preferita della presentazione, quindi quella in cui parlo di me, giusto per darvi un'idea del percorso che mi ha portato ad essere qua. Io sono cresciuto in una famiglia media del nord-ovest dell'Italia. Questo sono io qua a Torino nel 94-95. Pochi anni dopo al liceo scientifico Arturo Issel di Finale Ligure, qua sto inaugurando il libro di storia a circa marzo 2006, quindi storia non era sicuro la cosa che studiavo di più. E poi c'è stato un po' il tipping point della mia vita, quando ho fatto la tesi magistrale del corso di meccatronica al JPL, che è forse il laboratorio più figo della NASA, che è a Pasadena e si occupa di robotica spaziale. Questo era il primo anno in cui c'era questo scambio tra il Politecnico di Torino e il JPL, e qua sono all'ingresso con altri due compagni di meccatronica che sono stati selezionati insieme a me per fare questo tipo di percorso. Io, a differenza di tanti altri che lavorano nell'ambito spaziale, da piccolo non sognavo di fare l'astronauta, non sapevo bene cosa fare, poi ho iniziato a fare meccatronica, volevo fare robotica di servizio, automazione o qualcosa del genere, però dopo essere stato al JPL la mia vita ha preso una direzione molto chiara e quindi dopo un
po' di anni sono diventato responsabile della ricerca e sviluppo di Argotech e quindi, come vi accennavo prima, mi occupo sostanzialmente di coordinare tutti gli sviluppi di nuove tecnologie, di nuovi prodotti e di definire la roadmap tecnologica dell'azienda, quindi tutto quello che vogliamo fare come tecnologie da qua ai prossimi 3, 5, 10 anni. Ovviamente è un po' difficile dire cosa consiste il lavoro sulla base giornaliera, non è che io abbia una vera e propria routine, e tra le varie cose che mi capita di fare c'è anche quella di fare foto molto instagrammabili col mio capo. A caselle 6 del mattino, io volevo solo morire ma stavo sorridendo in qualche modo. Oppure, non so se è propriamente parte del mio lavoro, ma mi è anche capitato di fare il finto astronauta. Sono io una settimana fa in mezzo all'Oceano Pacifico che facevo il finto astronauta. E oltre a questo però cerco anche di avere esiste anche una vita fuori dal lavoro e quindi cerco di riempire il mio tempo con attività che abbiano un rischio non marginale di farmi fare del male, quindi tipo camminare nel deserto dello Utah, fare triathlon o cimentarmi col kitesurf. Quindi in a nutshell questo è lo spazio, questa è Argotech, questo sono io e lascerei lo spazio poi per le domande. L'unico appunto è la foto di Del Piero. Quando... eh? C'era Del Piero, giuro. Grazie Alessandro. Allora, come avete visto, ovviamente questo qua è un caso non così raro, perché appunto Torino sta transitando veramente molto dal settore automotive e industriale a città dell'aerospazio. Nei prossimi 4 anni in Corso Marche, tra Torino e Collegno, ci sarà la costruzione della cittadella dell'aerospazio, tante aziende si sposteranno qua a Torino per continuare a supportare le attività in orbita, per esempio a supporto della stazione spaziale. Sapete che per esempio Thales è un grande costruttore dei moduli e della parte di carpenteria che serve inevitabilmente per ospitare gli astronauti. Tante altre aziende bellissime come Argotech si occupano di cose legate all'osservazione della Terra e alla parte di analisi del nostro sistema solare e via di questo passo. Volevo spendere ancora 2 parole velocissime su un aspetto che prima ho dimenticato. Voi nel corso del magistrale avete 120 crediti, 90 sono di corsi. Tenete presente che 6 crediti sono crediti liberi e quindi li potete spendere, giocare anche nei team studenteschi, quindi questa è una delle tante attività che potete fare nei team, che sono anch'essi molto diversificati, e farvi riconoscere l'attività, scusate, l'attività dei team ve la fate riconoscere come crediti liberi. Quindi fa 90, 30 crediti, solo 30, cioè 30 crediti che sono tantissimi, fanno parte della tesi. La tesi è una parte fondamentale del percorso di laurea magistrale. 30 crediti vuol dire 6 mesi di lavoro, quindi c'è tutto il tempo di fare un'esperienza come quella che ha fatto Alessandro, o in azienda o all'estero o in un laboratorio di ricerca o al Politecnico. Quello che voglio dire è che sono 6 mesi dove voi imparate tantissimo, perché nei 90 crediti e nel percorso che avete fatto fino adesso avete imparato a mettere in tasca tutta una serie di blocchetti, di cubetti di conoscenza. Poi però bisogna assemblarli, questi cubetti di conoscenza, in una maniera che qualcuno vi deve aiutare a fare. E questa enorme esperienza di provare le cose sul campo e integrarle, montarle, progettarle, montarle, farle esplodere, magari capire come mai sono esplose per riprogettarle meglio, lo potete fare all'interno della tesi.
Tante volte la tesi, appunto, in collaborazione o all'interno di aziende come Argotech, come altre aziende. Quello che voglio dire è spendete bene quei 6 mesi e incominciate poi a pensare che sarà un'esperienza importantissima, perché tante volte quell'esperienza lì è proprio il confine tra la fine della laurea magistrale, della vostra esperienza al Politecnico, e l'inizio della vostra esperienza all'interno di un'azienda. E le aziende sempre di più ormai sanno che vi devono, tra virgolette, cercare al 5º anno, perché se no non vi trovano più, fortunatamente. Siete merce molto molto ambita, quindi quando uscirete avrete moltissime possibilità di fronte a voi, e avete visto quante aziende, quanto diverse tra di loro vi possono offrire ovviamente un'esperienza lavorativa. Quindi abituatevi un pochettino all'idea che gli ultimi 6 mesi, quindi il quarto semestre, il secondo semestre del secondo anno, sarà quasi interamente dedicato, e il piano di studi è strutturato in modo da lasciarlo praticamente interamente libero, in modo che voi abbiate la possibilità o di andare all'estero, o di andare in azienda, o di andare in un laboratorio di ricerca, comunque di spendere il 95% del vostro tempo lavorativo all'interno di un'esperienza molto molto importante come la tesi. Bene, allora intanto grazie Marcello ed Alessandro, bellissime presentazioni. Allora Marcello non l'ha detto, però intanto da come lui ha presentato il corso di laurea si capisce quanto lui sia appassionato del corso di laurea, i meriti che lui ha, il motivo per cui, la motivazione per cui ha avuto quel successo negli anni è veramente grazie al suo lavoro e al suo impegno. Il suo gruppo di ricerca è molto dinamico, è molto forte, e quindi devo dire che la meccatronica è Marcello Chiaberge a Torino, quindi veramente voglio fare appunto i complimenti a lui, è giusto farglieli, perché il successo della meccatronica molto in merito di Marcello. E grazie anche ad Alessandro per la tua bella presentazione. Io ho subito una domanda da farti, così rompo il ghiaccio. Quanto è grande Argotech e quanti ingegneri ci sono? Allora, adesso siamo circa 140 e abbiamo in piano di assumere altre 100 persone nei prossimi 2 anni tendenzialmente. E al momento su 140 direi che abbiamo almeno un centinaio di ingegneri. Immagino tutti giovani. Sì, l'età media, io sono uno dei più vecchi in realtà, e l'età media è intorno ai 32 anni, quindi però una cosa che posso dirvi personalmente è che Argomon e Licia Cube sono stati costruiti da un team con un'età media sotto i 30 anni. E nessuno ha mai fatto delle missioni con un satellite così piccolo, così complesse. Quindi anche l'energia e la follia che possono dare i giovani è una cosa che è veramente imparagonabile. A me è venuto, quando hai presentato quel progetto, mi è venuto in mente Don't Look Up, il film. Quindi sarebbe potuto essere stata una soluzione a quel problema dell'asteroide. Va bene, allora ci sono delle domande in sala, normalmente c'è sempre un po' di questioni, di curiosità, di domande, di dubbi, e quindi se avete, qualcuno ha voglia di rompere il ghiaccio, e poi noi siamo qua per rispondere. Cominciamo da... Grazie. Sono previsti programmi di doppia laurea Erasmus durante il percorso oppure... Assolutamente sì, ci sono dei programmi di doppia laurea con Madrid, stiamo cercando di mettere in piedi anche con Valencia, dove c'è una facoltà di meccatronica veramente molto molto bella. Abbiamo varie destinazioni in Europa per la mobilità, sia corsi che tesi. Sulla questione doppia laurea poi ci sono tanti aspetti da analizzare, perché in ambito europeo, per esempio, la laurea del Politecnico è riconosciuta ovunque. Vale la pena fare un ragionamento sulla doppia laurea, dove per andare in un'altra università dove si fanno cose
abbastanza diversa da quelle che magari si fanno al Politecnico, no? In modo da complementare le cose. Personalmente io credo che fare un percorso di doppia laurea tra due facoltà di meccatronica praticamente coincidenti serva tutto sommato pochino, mentre può essere estremamente interessante ragionare su delle offerte che ti portano a fare esperienze diverse. Infatti anche la mobilità che si fa all'estero, io dico sempre, quando fate il piano di studi all'estero andate a cercare non lo stesso corso che fareste qua al Politecnico, ma qualcosa che qua non trovate, proprio per complementare un po' le attività. Allora, volevo aggiungere anche una cosa. L'8 giugno alle ore 12, vado a memoria, ci sarà una presentazione di tutti i corsi di laurea del Collegio di Ingegneria Informatica, Cinema e Meccatronica, proprio per spiegare agli studenti tutte le opportunità di programmi di mobilità all'estero. È un incontro un po' divulgativo, cioè per dare qualche informazione preliminare. E poi ci sarà anche Marcello, credo, quindi poi lui ti darà i dettagli per i vari corsi di laurea. Ecco, ti dico, già una, non l'ha citato Marcello, ma c'è un'iniziativa abbastanza interessante del Politecnico di Torino con l'Università dell'Illinois di Chicago. Il programma si chiama Top UIC, Top UIC. Se fai Google trovi l'ultimo bando. È un'iniziativa che è abbastanza interessante perché è abbastanza unica nel panorama nazionale. È una doppia laurea, quindi si prende il titolo anche americano. Io lo dico con un po' di tristezza perché normalmente quando uno studente italiano va a fare un percorso all'estero, in particolare negli Stati Uniti, difficilmente torna indietro per le opportunità lavorative che poi quello offre. E comunque l'8 giugno, adesso se andate sul sito del Politecnico e andate nel corso di laurea meccatronica, c'è una linguetta Open Days e c'è l'incontro di oggi e poi ci sono un paio di incontri cosiddetti nel salone off, uno di questi sulla mobilità, poi c'è uno per gli studenti stranieri che vabbè non vi riguarda, però lì trovi il link, sarà anche questo fatto in streaming e registrato. Quindi l'8 giugno mi sembra alle 12, poi guardo e magari ti dico. Marcello, ci sono delle domande in chat. E se ci sono altre domande faccio io il balletto. Altre domande dalla sala? Prego. Così ti sentono anche da casa e se no la domanda rimane. Ci sono dei criteri di accesso particolari per chi non ha frequentato la triennale al Politecnico e viene da un'università esterna? Sì, questo la so io. Allora, intanto ho preparato delle slide che io adesso non farei vedere per non perdere troppo tempo, però ho preparato delle slide, le metterei nel gruppo Telegram, quindi se ti scrivi nel gruppo Telegram le vedo. Allora, qual è la domanda in particolare? Qual è il tuo corso di laurea di provenienza? Così cerco di... Come? Elettronica. Allora, L8 ed L9, quindi tutti i corsi L8 ed L9, L8 elettronica, entrano di diritto, sono ammessi di diritto. Poi ci sono altri due tipi di requisiti, quindi sono tre i requisiti. Requisiti curriculari, e quindi L8 e L9 entrano di diritto. Poi c'è la cosiddetta personale preparazione, che vuol dire la media, ok? E poi c'è il certificato linguistico, che deve essere B2. Allora, il primo step, tutti ingegneria elettronica, ingegneria biomedica, ingegneria aerospaziale, ingegneria elettrica, ingegneria informatica, in tutta Italia, entrano di diritto. Anche ingegneria meccanica, ovviamente, L8 e L9. Mentre per la media, allora, sei studente del Politecnico di Torino? No. Allora, come studenti di altri atenei vale la media ponderata depurata. Cosa vuol dire depurata? Si tolgono i 28 crediti peggiori, quindi supponiamo che hai un 18, un 20, un 21, di 28 crediti, togli quei crediti lì e calcoli la media su ponderata, quindi in base al peso specifico, diciamo, dei crediti, su tutti gli altri crediti. E devi avere 24, ok? Comunque ho delle slide che poi le metto nel gruppo Telegram che sono riassuntive di tutte queste cose. Ultima cosa, certificato linguistico B2, ok?
Allora, gli studenti del Politecnico probabilmente lo hanno tutti, perché a parte quelli storici, perché adesso dovete avere il B2 se tu non hai, quindi ci vuole per immatricolarci, condizione necessaria, ok? Prima dell'immatricolazione. Allora, noi abbiamo due finestre temporali, primo semestre e secondo semestre. L'immatricolazione per il primo semestre scade, lo so a memoria, 24 novembre. L'immatricolazione per il secondo semestre scade il 4 aprile. Quindi quella è la data per immatricolarsi e caricare tutti gli insegnamenti del primo semestre e poi ovviamente di tutto l'anno, oppure solo del secondo. Tu quando pensi di laurearti, così andiamo sul caso particolare? Settembre. Ok, allora no, no problem perché i corsi cominciano il 2 ottobre, quindi ti laurei a settembre e voilà. Però metti caso, ci sono molti ragazzi che si laureano ad ottobre. Alcuni addirittura a novembre, okay? Quindi uno che ha la laurea, uno che viene dall'Università di Palermo, supponiamo, che è laureato a novembre, il 2 novembre, supponiamo, no, 2 novembre no, perché forse può immatricolarsi entro il 24 novembre, ok? Però dice, ma e come faccio io, porca miseria, le lezioni cominciano il 2 ottobre, io, ecco, questi studenti, se sono stati idonei, diciamo così, alla pre-immatricolazione, possono frequentare, possono seguire le lezioni, vedere il materiale didattico, quindi purché abbiano avuto le spunte verdi sui requisiti curricolari e le altre cose. Quindi i due motivi per cui uno non riesce a immatricolarsi è perché o gli manca la laurea, perché appunto si laurea a novembre, oppure gli manca il B2, ok? Allora la laurea tu la consegui il 4 novembre, e quindi poi ti immatricoli, cioè sono tu uno ipotetico. Il B2 invece supponiamo che tu non ce l'abbia e quindi se uno non pensa di averlo entro il 24 novembre può iscriversi secondo questa modalità che si chiama iscrizione ai singoli insegnamenti, ok? Costa leggermente di più perché l'iscrizione viene misurata in termini di crediti, quindi forse c'è un piccolo svantaggio economico, però in quel modo uno si carica tutto il primo semestre e a questo punto ha tempo fino al 4 aprile per ottenere questo certificato linguistico. Se lo tiene entro il 4 aprile si immatricola nel secondo semestre, se non lo ottiene purtroppo non può poi immatricolarsi e quindi non può caricare i moduli del secondo semestre, ma mantiene quelli del primo e continua dagli esami. Okay? Non so se mi sono spiegato. Comunque ho delle slide che quindi adesso che ho preparato, riassunti di tutte queste cose qua e bon. Quindi direi che la novità di quest'anno è la media ponderata depurata, perché fino all'anno scorso invece voleva 24, invece da quest'anno per gli studenti extra poli depuriamo i 28 crediti meno peggiori, diciamo. Ci sono tre domande da remoto che magari interessano tutti. La prima è: poiché la messa a disposizione delle video lezioni a descrizione di ogni corso di laurea, mi chiedevo se voi aveste concordato di pubblicarle. Allora, questo dipende un pochettino dal docente di ogni singolo insegnamento. Tendenzialmente le lezioni è ormai molto facile videoregistrarle e poi quindi metterle a disposizione di tutti. Tenete però presente che Mecatronica, come dicevo prima, ha molte attività sperimentali di laboratorio e quelle ovviamente non sono né registrabili né è possibile farle da remoto, anzi è un valore aggiunto ovviamente la presenza fisica nei laboratori. E tante volte le esperienze di laboratorio richiedono una relazione, una sorta di homework, che viene utilizzato e fa parte della valutazione dell'esame finale. Quindi voi partecipate alle esperienze di laboratorio, consegnate delle relazioni che vengono valutate e queste fanno parte del voto di quell'insegnamento. Allora, la brutta esperienza del Covid ci ha un po'
abituato al fatto che deve essere tutto disponibile anche da remoto. Io sono un po' più tranchant, sono un po' più rigido su questo. Quando è facilmente disponibile e si può con due clic registrare la lezione e poi metterla a disposizione di chi quel giorno non poteva venire, non c'è ovviamente nessun problema, ma la presenza fisica in aula per l'importanza dell'interazione e la presenza fisica in laboratorio, dal mio punto di vista, è estremamente importante ed è un valore imprescindibile per questo tipo di corso di laurea. La seconda domanda, per uno studente a cui piace robotica e vorrebbe intraprendere il percorso in robotica, ingegneria meccatronica è una giusta scelta oppure la scelta di Automation Intelligent Cyber Physical System potrebbe essere migliore? Allora, anche qua dipende un pochettino qual è l'interesse all'interno della robotica. In meccatronica ovviamente si scende nel dettaglio della progettazione completa del sistema, del robot, quindi si scende nel dettaglio della struttura meccanica, dei motori elettrici, del controllo della centralina, del software real time che gira sulla centralina, quindi si progetta interamente il sistema. Forse la laurea in Automation Intelligent Cyber Physical System si focalizza sull'aspetto di controllo gestione di un robot esistente e dell'interazione a livello applicativo di quella macchina lì. Meccatronica si occupa veramente, come dicevamo prima, della progettazione completa. La terza domanda è che voi sappiate quali possono essere le applicazioni della meccatronica alla biomedica, anche in un futuro posto di lavoro. Biomedica, non l'ho detto prima, è come se fosse una piccola meccatronica triennale. Uno dei motivi per cui la triennale meccatronica non c'è più è perché era effettivamente molto sovrapposta con ingegneria biomedica, dove effettivamente si fanno tanti corsi, soprattutto secondo e terzo anno, sia di elettronica, sensoristica, un po' di progettazione meccanica. Meccatronica in ambito biomedico e per esempio in ambito protesico, quindi tutte le protesi robotiche sono sicuramente un aspetto della meccatronica. Noi abbiamo delle collaborazioni con l'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova, l'IIT, su questi aspetti, quindi tutta la parte di arti artificiali per persone amputate e tutta la parte di software, sensoristica, intelligenza artificiale, machine learning che può essere messa in campo per la gestione dei segnali bioelettrici, mioelettrici che vengono utilizzati proprio per pilotare questi arti artificiali. Oppure, per esempio, anche la progettazione degli esoscheletri per applicazioni sia di riabilitazione, ma anche gli esoscheletri che pian piano sono in questo momento introdotti in ambito industriale per le applicazioni gravose, quindi lavori particolarmente pesanti, e gli esoscheletri sono sicuramente un aspetto interessante. E poi tutta la robotica riabilitativa, quindi tutta la robotica che serve per fare la riabilitazione dopo un trauma, dopo un incidente, quindi dal punto di vista delle applicazioni meccatroniche per la biomedica ce ne sono sicuramente tantissime. Io volevo fare una domanda ad Alessandro, ma nel lavoro che fai adesso, il fatto di aver fatto meccatronica, cosa ti dà di più, di meno, sei più dentro e riesci a gestire meglio le attività, chi hai attorno a te e come fai a gestirlo? Allora, io mi sono ritrovato molto in quello che hai detto tu prima, quando hai fatto l'introduzione, ovvero io non sono uno specialista in nulla, c'è gente che è molto più brava di me cioè, premesso che io ormai un po' che non faccio lavoro tecnico duro e puro, però anche quando ero molto più tecnico di ora c'era gente che era molto più brava a scrivere codice di me, c'era gente più brava a fare progettazione meccanica di me, c'era gente che sapeva progettare sistemi elettronici meglio di me. Però con un background in meccatronico riuscivo a masticare un po' di tutto questo e dovendo fare adesso un lavoro di ricerca e sviluppo dove devo spaziare letteralmente dall'intelligenza artificiale a sistemi di controllo termici passivi,
riesco sempre a capire quello che, almeno ad alto livello, il funzionamento dei sistemi e riesco un po' a fare da collante tra anime molto diverse del team. Quindi probabilmente mi ha dato la possibilità di avere un approccio molto trasversale al lavoro e a riuscire più o meno sempre a stare in linea con quello che viene detto. Poi, ad esempio, c'è il mio collega che è responsabile della progettazione hardware, quando inizia a parlare in elettronichese, io a volte proprio faccio fatica a capire, inizia a tirare, o quando i telecom iniziano a parlare dei vari protocolli di codifica e decodifica, a me viene il mal di testa solo a pensarci. Però bene o male, quando parliamo di una missione spaziale, che è qualcosa che io all'università di fatto non ho studiato, riesco a capire qual è l'approccio dall'inizio alla fine per la realizzazione, perché poi capire come si trasmettono i dati, com'è la meccanica orbitale, uno lo capisce e avendo un background molto trasversale, quello dà sicuramente una grossa mano. Altre domande? Intanto ho messo nel gruppo Telegram quel file che vi avevo, quindi guardatelo, poi se avete delle domande specifiche possiamo vedere. Io ho una domanda su, diciamo, come si collega l'ingegneria informatica al corso di meccatronica, quindi anche che tipo di la figura dell'informatica nel mondo della meccatronica. Nel senso, provenendo da ingegneria informatica? Okay. Sei tu l'esperto. Maurizio è di quell'area lì, quindi la conosce molto bene. In qualunque sistema meccatronico esiste una parte di software di basso livello, chiamiamolo così, che gira sulle centraline. Alcuni lo chiamano firmware, altri lo chiamano software embedded. Inevitabilmente è un codice che gira su processori, DSP, FPGA, e serve per il controllo di basso livello, quindi chiudere gli anelli di controllo veloci per i motori, acquisire dati dai sensori, trasmettere i comandi all'elettronica di potenza, e quindi quello è uno dei tanti strati di software che c'è all'interno della meccatronica, e la parte di software, questa parte di software è inevitabilmente molto legata al sistema stesso, quindi chi progetta quel software deve conoscere benissimo dove girerà quel software, quindi su che tipo di centralina e cosa andrà a fare. Quindi non è un software più di alto livello di interfaccia, che esiste anche quello, però una gran parte direi del software meccatronico è quello che gira sui sistemi embedded. Poi, come in tutte le stratificazioni dei sistemi complessi, hai poi un software su una macchina, poi magari host, che coordina magari tante centraline di basso livello. Immagina la complessità di un veicolo normalissimo. Un'automobile che ha magari 20-30 piccole centraline dove gira in ognuna un software diverso, poi comunicano tutte su una rete CAN, per esempio, arrivano all'host computer che è dietro il cruscotto che presenta i dati e gestisce a quel punto l'interfaccia uomo-macchina, che è ancora un altro tipo di software. Penso che Alessandro possa spiegarti cose abbastanza simili su anche i sistemi spaziali. Sì, anche per noi c'è tutta la parte di, ad esempio, sistemi operativi che sono di fatto hard real time, c'è tutta la parte di software embedded, perché se tu devi fare un sistema di controllo d'assetto, una radio, hai bisogno del software specifico, e poi c'è anche la parte sia di ground software, quindi a terra, che poi anche le parti più di software d'alto livello, quindi edge computing, magari anche intelligenza artificiale, cose del genere. Quindi anche da questo punto di vista, ogni volta che c'è un sistema complesso, riesce a spaziare su tipi di necessità di scrittura software che sono molto diverse tra di loro. Ci
sono altre due domande da fuori che magari interessano. Ci sono dei team studenteschi che trattano argomenti affini alla meccatronica, partecipare a quale team è possibile rimuovere credito libero? Allora, i team studenteschi che ci sono al Politecnico sono veramente tantissimi, chi si occupa di veicoli da competizioni, veicoli ecologici, sistemi di recupero di energia, dei team di robotica a tutti gli effetti, ce ne sono almeno tre. Ci sono team che si occupano di sviluppare delle biciclette estremamente efficienti e aerodinamiche, quindi potete vedere sulla pagina dei team studenteschi del Politecnico l'innumerevole varietà di temi trattati. La maggior parte di questi team, forse la totalità di questi team, ha al suo interno dei meccatronici, perché in qualunque team, in qualunque di queste applicazioni c'è una centralina, c'è da fare un sistema di attuazione, c'è da raccogliere dei dati, c'è da elaborare dei dati, quindi mi verrebbe da dire che qualunque di questi team va bene per fare un'esperienza sicuramente interessantissima e molto molto piacevole, perché la fate assieme dei vostri colleghi. E questa esperienza può essere riconosciuta in termini di crediti, e quindi con quei crediti potete sostituire i crediti liberi. Un'altra domanda: per uno studente laureato triennale in ingegneria elettronica e telecomunicazione in un altro ateneo, è indispensabile la conoscenza della meccanica per intraprendere un percorso di meccatronica? Assolutamente no. Questo perché, ed è un'ottima domanda perché avevo dimenticato un pezzettino, il primo semestre del primo anno, quindi i primi due corsi che seguirete, i primi due o tre corsi che seguirete, c'è una sorta di equalizzazione. Quindi chi arriva dall'area più ICT della triennale si farà un corso di meccanica e un corso di motori elettrici. Chi invece arriva dall'area più industriale si farà un corso di elettronica, di fondamenti di elettronica, un corso di controlli. Chi arriva da altre aree ibride, magari c'è, e questa è una novità di quest'anno, del prossimo anno accademico, ci sono tantissimi che arrivano qua al Politecnico da fuori e hanno fatto la triennale in meccatronica. Quindi sono già dei piccoli meccatronici, quindi hanno già fatto dei corsi di meccanica, di controlli, di motori e di elettronica di base, e quindi abbiamo istruito una terza gamba, quindi due corsi nuovi, che sono uno di Networked Controls e l'altro di Sensori e Robotica, apposta per questi che arrivano da questo settore che è un po' ibrido, quindi qualcuno che non è interamente industriale o interamente ICT, e quindi possiamo proporre questa terza equalizzazione. Quindi a seconda della provenienza farete corsi diversi il primo semestre, proprio per integrare quelle conoscenze che, tra virgolette, vi mancano per approcciare poi bene il secondo semestre, il primo semestre del secondo anno, dove ci sono invece poi tutti i corsi di robotica, model based design, intelligenza artificiale e gli insegnamenti che voi stessi vi sceglierete a seconda della carriera che andrete a scegliere, in modo da integrare bene tutte queste conoscenze tra di loro. Altre domande? Se no, se non volete rompere il ghiaccio lì, poi dopo adesso potete scendere. Comunque, qua e parliamo. È un corso di laurea di natura multidisciplinare, quindi non dovete avere paura se appunto non avete competenze chi di meccanica, chi di elettronica. E abbiamo proprio organizzato un piano di studi che permette di trovare questa convergenza, e con aggiunta di, appunto, come diceva Marcello, quest'anno di un ulteriore terzo percorso che fatto proprio per cercare di amalgamare al massimo le competenze di ingresso. Quindi non abbiate paura, lanciatevi in questo corso di laurea se vi piace quello che vi è stato raccontato. Bene.
Va bene, grazie. Grazie a tutti, grazie Marcello, grazie Alessandro. Bene. Se avete altre domande venite pure qua tranquillamente, siamo ancora qua per un quarto d'ora, 20 minuti.